Ciao ragazzi, bentornati a Fairy Tail! Sta per iniziare un nuovo episodio, mettetevi comodi e non sedetevi troppo vicini allo schermo! No, non voglio aspettare! Io gli vado dietro! Che velocità! Sì! Non ti conviene sottovalutare i maghi di Fairy Tail, chiaro? Ah! Maledetto Gray, questa me la paghi! Devo correre subito al villaggio! Accidenti! Non riesco a camminare! Aiuto! La prego, mi ascolti! Presto i nemici attaccheranno il villaggio! I nemici? Erano tra le rovine in mezzo alla foresta! Sono quelli che vi hanno trasformato in demoni! Non è quello che avevo chiesto! Perché non hai distrutto la luna? La luna! Dovete distruggere la luna! Signora, la prego, si calmi, si calmi! Venga con noi, per favore! La luna! Distruggete la luna! E così in seguito? Come avete potuto? Era la cosa a cui tenevo di più! Non ve la perdonerò! Ve la farò Lo pagare, prego, si calmi! Dobbiamo metterci subito in salvo! Carbo, rischiamo... Lucy, devo ammettere che sei bellissima! E così il tuo nome è Lucy. Sei davvero bellissima! Irresistibile! Non riesco a credere che lo spirito stellare del portale del toro si comporti così. Apriti, Warius! Avanti, attaccala! Come scusa? Abbiamo violato le regole. Lucy, ti ho trovata finalmente! Vedo che stai bene! Per fortuna! Molto bene, allora cominciamo. Quando vuoi. Ma che stai facendo? Dille qualcosa, Leon! Il freddo vi ha dato alla testa! Sentiamo come hai fatto a rimetterli a posto! Come hai fatto a rimetterli a posto? Fatti sotto, maledetto tizio mascherato! Fermati, se hai coraggio, fermati! Elsa, mia signora, dimmi cosa posso fare per te. Zac, zac, zac. Ma come, mia signora? E poi perché parli con lei? Sono io quella che ti ha evocato! Insomma, quante storie! Che razza di urlo, ma era davvero la voce di qualcuno? Forse era il tuo stomaco che si lamentava. Pur è stata straordinaria. Questo significa che abbiamo terminato una missione di classe S. L'avevo dimenticato. Ci aspetta una punizione coi fiocchi. Comunque vi siamo debitori. Tuttavia, cari maghi, mi chiedo: come farete a distruggere quella luna? Ditemi quale sarebbe il vostro piano. Gli abitanti di quest'isola sono dei demoni. Avventurarsi in una missione senza permesso è contro le regole. Ne pagherete le conseguenze. Qualcuno mi spiega quali sono esattamente queste conseguenze? Beh, io non vi invidio affatto. Mi spieghi perché sei così nervoso? Ecco, non importa. Che succede? Non è il momento di cercare un lavoro. Provo a leggerli. Vediamo un po'. Ugo Deru Rasuci Boroccania. Non ci capisco nulla! Ma che succede? Il mio corpo è completamente congelato! Oh, che cos'è? Sto sentendo qualcosa di dannatamente pesante perché ho queste protuberanze! Mi fa male la schiena! Ma che ti prende, Lucy? Oh, scusate, per quale motivo ero steso sul pavimento? Un momento, io che cosa ci faccio qui in piedi? Insomma, cos'è tutto questo baccano? Guarda, Natsu, vieni a dare un'occhiata? Ma dov'è Natsu? Sei diventata cieca. Ma perché è tutto così buio? Smettila! Non hai fatto molto male. Poco fa ognuno di noi è entrato nel corpo di un altro!
Ciao, vi andrebbe di andare a cena fuori insieme? Voglio riprovarci. Io già devo di smetterla. Ci sei riuscita, Levi? Purtroppo no. È così, dovrò rassegnarmi a continuare la mia esistenza nel corpo di uno strano gatto alato. Come ti permetti? Non sono strano. Per favore, piantalo! Oh, sono così confuso! Non troverò mai più una ragazza con cui uscire. Anch'io voglio scambiare corpo. Deve essere così perché sono diventato un gatto. Sei crudele, da quando sei nel mio corpo continui a dirmi solo cose cattive. Allora... Significa che le persone che grazie a questo incantesimo si sono scambiate il corpo vivranno felici per sempre. Ah, che bello averlo decifrato. Aspetta un momento! Questo vuol dire che noi resteremo così per sempre! Ancora 3 minuti! Bubù! Mangerò solo pesce da oggi in poi ogni giorno! Mattina, pomeriggio, sera! Adesso che sono un gatto, riuscirò mai a sentirmi pienamente felice e soddisfatta! No, devi calmarti, Happy! Cioè, Elsa! Sì, un piccolo pensiero da parte mia in segno di pace! Oh, che bel pesce! Levi, ancora niente! Ora siete davvero nei guai, manca solo un minuto! Brutto insensibile, questa storia ti sta divertendo! Avanti, di la verità! Ormai non possiamo più farcela! Te l'ho detto, puoi fare quello che ti pare, ma non questo! Non ne sono sicuro, ma forse mancano soltanto 40 secondi! Forse? Cosa significa forse? Mancano solo 15 secondi! Ora ho capito davvero! 12, 11, 10, 9, 8... Levi, per ora niente spiegazioni! Sono certo che troveremo una soluzione. È molto strano! Mi sembra di essere rimpicciolita! Ah! Ah, non ditemi che quella è Mira! Potevo desiderare colpa migliore! Ah, non ci posso credere! Ma quindi? Per un uomo la rassegnazione è la prima lezione di vita. Ma come mai il mio corpo puzza così tanto di alcol? Pesce! Pesce! Che felicità! Buona! Dai, Happy, non siamo più dei bambini! Dall'aspetto direi che è squisito! Sì. Lo sto mangiando con tutte le spine! Delizioso, che mangiata! Sei cattivo! Adesso basta, la nostra amicizia finisce qui! Cosa imbronciata! Troppa rossa! Chiudi il becco! All'epoca, ogni volta che Natsu incontrava Gray, cercava lo scontro. Sei una sottospecie di fiammifero! Tu sei un mutandone! Basta, smettetela voi due! Smettila di impicciarti! È vero che Elsa è tornata! Prendiamo la sfida dell'altro giorno! Avanti, fatti sotto! Volete litigare di nuovo? Hai ragione! Non abbiamo ancora terminato quella sfida! Mira? Ma la Mira che ho in foto è la stessa che ho qui davanti! Preparati alla sconfitta, Elsa! Ti farò piangere, Mira Jane! Sei proprio una testa dura! Tu e il tuo ombelico di fuori! Sei gelida! E tu uno scricciolo! Grassona! Sei una racchia! Senti che parla! Con che coraggio Elsa dice a noi di non litigare? Come si fa per farlo schiudere? Bisogna tenerlo al caldo! Tenerlo al caldo? Non c'è problema, è la cosa che so fare meglio! Sei un idiota! Non c'è lavoro che io con Happy, Elsa e questo che ogni tanto resta in mutande non portiamo a termine! Io mi chiamo Gray. Sì, io me! Come? Non mi includete nel gruppo? Che loro sono la Gilda migliore che... Si può sapere cosa fate in casa mia? Ma come vi siete permessi? Guarda, c'è sto della biancheria! Blu, è quella calecca è mio! Blu, e portami la scatola, dove l'hai preso? Ne voglio uno anch'io! Elsa, guarda un po' che cosa ho trovato! Lucy, mi meraviglio di te, ma dove hai comprato queste cose? Io sono stanco, vorrei dormire, se non vi dispiace. Siete proprio sicuri che non ci siano altri posti dove potete andare? Chi ti ha dato il permesso di leggere il romanzo? Dai, lasciamelo! No, non se ne parla. E comunque ho già deciso che sarà Levi la prima in assoluto a leggerlo. Aspetta, che significa quel gesto? Ma chi è Godzilla? No! Woodmake! Magia della distanza forever! Ma questa non fa magie che abbiano...